Ciao ragazzi, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli, un crimine al giorno per la giornata del 6 aprile. Purtroppo oggi in particolare dobbiamo parlare, ma è doveroso parlare di un evento che il 6 aprile 1994 ha dato, diciamo, il là all'inizio di una guerra civile, di quello che è stato uno dei peggiori genocidi della storia dell'uomo. Si parla di un numero di vittime dai 500.000 agli 800.000 fino a superare il milione in una faida praticamente tutta da una parte, da parte della etnia Hutu nei confronti dei Tutsi, una delle due etnie dominanti del paese, storicamente tra l'altro supportate da diverse dittature e inizialmente c'è da dire supportate ai tempi del primo colonialismo dal Belgio innanzitutto, che sicuramente aveva imposto una politica di favore nei confronti dei Tutsi, che sono l'etnia più vicina, diciamo dal punto di vista somatico a quella che era l'origine dei Watussi, insomma nella zona del Ruanda, differentemente dagli Hutu con dei tratti somatici leggermente differenti, più bassi, eccetera, ma questo ci interessa relativamente perché quello che ci interessa è il grave avvenimento che ovviamente non è stato chiarito ancora oggi, insomma non è stata chiarita l'origine di questo attentato che ha messo fine alla vita del presidente del Ruanda allora nel 1994 con il lancio di due missili di fattura sovietica. Adesso andiamo a vedere la scheda che hanno dato ufficialmente l'inizio in realtà a un genocidio che aveva già in sé il germe da tutte le tensioni che animavano il paese, dittatura dopo dittatura, da oramai circa 60 anni. 6 aprile 1994, io ho indicato il luogo come il giardino della villa presidenziale a Kigali, perché effettivamente l'aereo che è stato abbattuto, l'aereo presidenziale del Ruanda, è stato abbattuto alle 20 e 27 da due missili sparati. In realtà non si è ancora neanche sicuri ufficialmente se siano stati sparati dalla collina di Masaka o dal campo militare di Kanombe, poco lontano da Kigali, due missili SA-16 di fattura russa che hanno abbattuto l'aereo che aveva il presidente del Ruanda, allora Juvenal Habyarimana, insieme al presidente del Burundi, Cyprien Ntaryamira, e alcuni dignitari, fra cui tra l'altro il capo di Stato maggiore del regime ruandese allora. Ovviamente ha provocato un disastro aereo in cui hanno perso la vita loro, dignitari e tutti i membri dell'equipaggio, testimoni oculari sono vari fra militari ruandesi, direttori del traffico aereo, io ho indicato, i sospetti sono tantissimi, in particolare ovviamente c'è il fronte patriottico ruandese, e in particolare anche un estremista Hutu, quindi ricordiamo che in realtà Juvenal Habyarimana era espressione della politica Hutu, che aveva deposto 20 anni prima il regime Tutsi, finanziato ampiamente dall'Occidente, e quindi si suppongono, insomma, lo stesso fronte patriottico ruandese, un estremista Hutu non contento di quelli che erano i negoziati, insomma, in corso per la spartizione del potere fra Hutu e Tutsi in particolare, e anche perché erano le due principali, e sono ancora oggi le due principali etnie nel paese, al di là di una piccola percentuale, attorno all'1% di percentuale pigmea del paese, e ovviamente aiuti stranieri, anche perché, guarda caso, questo evento ha fatto scatenare una guerra civile che ha portato nell'arco di 90 giorni, 90 giorni, una cifra che appunto oggi si stima al minimo fra i 500.000, al massimo fra oltre 1 milione di morti, fra cui una marea di bambini, e tenete conto che nella maggior parte dei casi gli Hutu, che si sono resi, i due principali, diciamo, gruppi paramilitari che si sono resi colpevoli delle violenze, degli assassini, hanno portato a termine questi assassini grazie a una
cioè un larghissimo utilizzo dei machete. Ci sono delle foto online che ovviamente io non mostrerò, ma è uno dei crimini contro l'umanità più terrificanti che siano mai stati portati a termine. Veramente gente che è stata uccisa ovviamente semplicemente per l'appartenenza all'etnia Tutsi, e il movente di questo attentato parrebbe essere, insomma, dubbi sui negoziati, la volontà di scatenare una guerra, e ai sospetti, io qua non ho aggiunto, ma lo dico a parole, la moglie del presidente Juvenal Habyarimana, Agathe Habyarimana, estremamente vicina ai gruppi più estremisti dell'etnia Hutu, che sostanzialmente insoddisfatta anche della posizione, fra virgolette, pacifista del presidente Juvenal Habyarimana, avesse potuto finanziare questo tipo di diciamo di approccio di uccisione del marito per poi far scatenare effettivamente le violenze che sono avvenute. Guarda caso, come è avvenuto in altri casi nella storia, la moglie di Habyarimana è stata fatta espatriare immediatamente con un volo battente bandiera francese, praticamente poche ore dopo la caduta dell'aereo presidenziale che ha dato via alle violenze. Ovviamente non c'è nessuna condanna comminata qui, indipendentemente dai posizionamenti. Io mi sento ovviamente di ricordare che, insomma, superiamo probabilmente ampiamente il milione di morti, molti dei quali sono stati uccisi appunto a colpi di macete o comunque con uccisioni sommarie. Tenete conto che purtroppo siamo anche alla botteguccia dei sigilli. Io queste cose le voglio indicare per chi non lo sapesse: molte di queste persone venivano colte, quindi fra etnia Tutsi e anche alcuni Hutu moderati, venivano colte sostanzialmente in fuga dai villaggi nel tentativo di poter scampare alla violenza che era nata, e per essere fermati prima di essere poi uccisi, e questo significa bambini, donne e chiunque cadesse sotto le armi dei paramilitari Hutu, venivano prima colpiti ai tendini d'Achille. Okay, per poterli fermare, immobilizzare. In alcuni casi, purtroppo, ci sono anche i video che potrete trovare in tanti siti, insomma, estremamente gore online, venivano immobilizzati per poi essere brutalmente picchiati prima di essere uccisi a colpi di macete. Gli tagliavano fisicamente i tendini d'Achille per poter evitare che camminassero. Questo avveniva, ripeto, indipendentemente dal fatto che fossero bambini, donne, persone appartenenti all'etnia Tutsi, uomini, oppure Hutu moderati, secondo quella che era la posizione paramilitare. Non bisogna dimenticare che, sebbene la politica internazionale abbia dato un incredibile risalto, non facendo niente in realtà per fermare il massacro prima che questo avesse effettivamente potentemente ridimensionato la posizione dei Tutsi all'interno della società, bisogna decisamente considerare che l'apporto politico e l'apporto economico che è stato dato storicamente all'etnia Tutsi da parte principalmente del colonialismo belga è sicuramente uno degli aspetti determinanti della storia di questo conflitto, che sicuramente è estremamente variegato, ma questa cosa qua, insomma, va assolutamente messa in focus, perché storicamente gli Hutu, che poi sono stati condannati come genocidi, assolutamente cose terrificanti fatte, bisogna però considerare che sono stati fatti, come dire, sono stati usati largamente per circa 60 anni come forza lavoro quasi forzata, sostanzialmente, da parte del precedente regime e dell'elite Tutsi, che in realtà è stata fortemente fomentata sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista economico da quello che era stato il colonialismo belga in particolare, e poi anche francese, e parzialmente delle cosiddette forze di pace unite, quindi dell'Occidente. Quindi ancora una volta bisogna sicuramente approfondire quello che è stato uno dei crimini più grandi della storia da tutti i punti di vista. Io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi e di mettere un like se vi piacciono queste piccole pillole di un crimine al giorno, come tante delle cose che
tratto. E mi raccomando, domani sera, domenica, live speciale, domenica 7 aprile, su tutti quelli che sono i segreti, le mezze verità, le cose che magari non si sanno, che tendenzialmente non si dicono, della cosiddetta Santa Madre Teresa di Calcutta, che insomma ne ha fatte un po' di cotte e di crude. Domani sera sarò in live alla domenica per discutere di questo argomento. Io vi ringrazio per avermi seguito. La pillola di oggi, 6 aprile, molto cruenta, molto brutta, ma decisamente, decisamente importante. Ci vediamo domani con un'altra pillola e con la live speciale alle 21:30. Ciao ciao dal Teo Crack Apart.